Ok, allora, sì, stavamo dicendo con Leonardo, l'ultima volta la consegna era di cominciare ad abbozzare un pezzo che poi sarà quello che porterete all'esame. Non so, Leonardo ha fatto qualcosa, tu, Milo? Io più che abbozzare ho cominciato a pensare a cosa fare, che secondo me è la cosa più complicata, perché poi una volta che hai il pensiero e hai l'idea, secondo me realizzarla è già più facile. Secondo me il primo passo vero è pensarlo, e sto Beh, cominciando a pensare a cosa fare. certo, sì, certo, fare delle cose senza sapere cosa fare Esatto. non è molto, però generalmente vi aiuta anche, non lo so, mettere i pensieri sulla carta, quantomeno dargli un'organizzazione, insomma, Sì, quello sì, capire. nel senso io ho cominciato a prendere un po' spunto di ispirazione ascoltando quella, pezzi che già conoscevo o comunque cercando cose nuove. Ho trovato un pezzo che già avevo sentito, che è un quartetto d'archi per gli Stockhausen con gli elicotteri. Quartetto E degli prima ho pensato a una elicotteri. cosa del genere, con una musica concreta, invece al posto degli archi, delle sinusoidi. Con questi strumenti elettronici dovrebbe essere interessante. Ok, va bene. Quindi già ho pensato a una cosa, cioè, boh. Sì. Aspetta, siccome no, avevamo cominciato a parlare, facciamo Leonardo, poi dopo Ah, parleremo ok. Leonardo. Allora, io ho fatto due cose. Ho principalmente scelto già quasi tutte le basi del pezzo. E poi ho realizzato un piccolo modellino, tra virgolette, su un DAW utilizzando gli strumenti reali che vorrei ricreare con le sinusoidi utilizzando appunto il generatore 10. Dopo un'attenta riflessione ero indeciso tra prendere generatore 10 oppure generatore 11, che fa una sintesi cosinusoidale. E quindi non ci sarebbe prende tutti i valori che andrebbero sotto lo zero e li ritorna a zero, quindi non ci sarebbe poi una possibilità di fare una sintesi distorsiva FM che porterebbe comunque a un effetto di vibrato che volevo ottenere. Potevo ottenerlo comunque con il comando vibrato con l'OP code vibrato di C-Sound, però ho deciso di optare più per una sintesi distorsiva, mi interessava di più. Allora, se vuole le Distorsiva anche qui, faccio. vabbè, insomma, poi dopo con Leonardo dovremmo fare un lavoro di rimessa a posto del lessico, perché tu usi un lessico che è tutto tuo, che è Se incomprensibile. vuole le Comunque, faccio vedere più o meno dal mio schermo su che cosa ho lavorato. certo. Allora, condividi con audio. Quindi schermo 1. Sì, qua sono tutti i miei riferimenti, tutti i codici che ho preso, eccetera, eccetera. Qua come Scusa, scala c'è aspetta, un. non vedo niente. Dove stai? Nel pezzo, nella cosa scritta? Cioè, Sì, me qua la ci sono devi tutti. ingrandire. Sì, qua dovrei poter usare Ctrl più. Meno magari un paio di volte. Qua ci sono tutti i referral link che userò, su cui ho basato tutto. Le scale, questo è un link che porta Ottatoniche. a. Scusi? Scale ottatoniche. Sì, sono scale giapponesi tipiche di quel periodo là, insomma. Poi, qua. Ho preso direttamente un link da un sito di flautisti, eccetera, eccetera, dove permette di vedere appunto come sono gli armonici di un flauto. L'ho trovato molto interessante e dato che voglio incentrare quello che farò su C-Sound appunto su un flauto realizzato in sinusoidi, questa pipa realizzata in sinusoidi, un vibrato. Una variante di questo strumento con un vibrato realizzato in sinusoidi, un Eru che è un violino cinese molto interessante. Ora lo sentiremo anche nel modellino in scala che ho realizzato con dei sample registrati, che ha un suono molto bello a parer mio.
Tutto ovviamente ai suoi video e alla sua wiki, mi sono andato a informare su ogni pezzo dello strumento in maniera quasi da liutaio, tra virgolette, per capire il suo funzionamento interno. Anche ad esempio ho scoperto una roba molto interessante sulla pipa, ovvero che ha delle corde che suonano per simpatia, un po' come il sitar. Che però risuonano nella cassa armonica che è simile a quella di un mandolino. Ed è molto interessante osservare questo strumento perché dà una variazione quasi microtonale e non è una cosa da sottovalutare, soprattutto per i vibrati che vengono fatti tradizionalmente. Poi mi sono studiato un po' il comando LFO che abbiamo visto anche nell'ultima lezione con appunto nell'ultima lezione di informatica musicale con il maestro Santoboni. Abbiamo visto tutto il comando LFO, KLFO e come appunto implementarlo in un codice DC Sound. Poi, come dicevo prima, Ma sì, ma basta usare un oscillatore, io non so perché bisogna no, fare il questo. KLFO, come sentirei in questo pezzo qua, lo volevo usare per creare un sub-bass sui 100 Hz. Quindi volevo creare appunto una melodia più catchy, più terra, nel mio stile, ecco. Dato che aveva detto che c'era poco di me, prenderò qualcosa dalla classicità giapponese e qualcosa dal mio stile più drill aggressivo, eccetera, Più eccetera. che Quindi cosa? Come parli? Io non ti capisco. Che vuol dire drill? È è un genere un musicale. neogenere. Ah, mandrill, no drill. No, Mandrill, come gli drill. animali? No. Ah. No, scusa, vabbè, è una battutaccia. Va bene. Comunque, volevo creare appunto un sub-bass che vada appunto a imitare quello che era il sintetizzatore Roland 808, che è un sintetizzatore, una drum machine abbastanza Aiuto. popolare nella musica hip hop degli anni 70-80. E Io poi non volevo l'hip hop degli anni 70-80, volevo Leonardo, porca miseria, non ce la farei mai. vabbè, ma Ma non è poi Leonardo, queste sono porcherie degli anni 70-80, vabbè, ok, poi ne parleremo. qua c'è la maionese, è il codice La privato maionese, de, guai a te se la usi. de... La maionese sarà là, casomai dovesse La essere proprio maionese fa terribile. ingrassare. Eh beh sì, appunto, se è terribile, fa schifo, e allora ci metti la maionese. Beh, bravo, complimenti. Vabbè, Poi vabbè, vabbè. vabbè, qua ho sia cercato un comando manuale per il vibrato, che è qualcosa di basico che si applica su C-Sound, e qua invece ho messo il comando per la sintesi FM, che è Frequency Modulator Synthesis, che appartiene alla branca delle sintesi distorsive nel capitolo 16 sound, se non mi sbaglio, o 6 o 8, boh. È una sintesi, ci sono le sintesi per modulare, tutte le sintesi sono distorsive, altrimenti non sarebbe, cioè, Non altrimenti non non cambierebbe si il muove suono. niente, appunto. Va bene, comunque, ok, sentiamo il modellino, va, che già sono Allora, terrificato a sufficienza. i suoni principali che andremo a replicare sono insert 1, insert 2, insert 3 che è il flauto, insert 4 e insert 10. L'insert 1 è appunto questo strumento, questa pipa. L'insert 2 è una versione del vibrato che riprende le root notes cioè le note radice della melodia e le rende vibrate insieme alla melodia principale esce Ma così. questo non è un vibrato, vabbè, questo è un tremolo. Questo è un, come si dice, vabbè, insomma, non è un vibrato, vabbè. Sì, un Un tremolo, tremolo, sì. è un Però tremolo. credo che si possa ottenere qualcosa di simile, se non meglio, con un effetto di vibrato. Poi
poi il Non so, terzo è. cioè, vabbè, voglio dire, qua la nota non cambia, cioè il vibrato la nota cambia, per questo che è un tremolo. Vabbè, comunque, vai avanti, vai avanti. Vabbè, sentiamo tutti i passi. Alla fine dovrebbe risultare qualcosa di questo genere. Un loop simile a questo. E poi? Ovviamente ci saranno delle variazioni. Inizierà in modo diverso. Probabilmente in maniera più semplice. Si aprirà con semplicemente il flauto, poi ci sarà un crescendo dei volumi di pipa e il tremolo della pipa, e piano piano credo che andrò a intensificare quello che è cioè andrò ad aumentare il valore del metronomo, quindi ci sarà una crescita esponenziale del tempo andando sempre più veloce, e alla fine ci sarà probabilmente un impact che realizzerò con musica concreta a questo punto perché non saprei come realizzarlo in sinusoidi. Quindi ci sarà questo impact e poi ci sarà una ripresa della tematica iniziale del flauto del tipo quiete dopo la tempesta, anche se il titolo era quiete prima della tempesta, però ci sarà quindi una formula start, build up, drop e poi chiusura del pezzo. Ma Allora, una domanda. sì, Solo prego. una domanda, Leonardo. Sì. Dimmi. Era questo qui che era sullo stile drill? Sono trilli, però l'808 non è dummy distorted, però un po' Ah, va a ok. riprendere. Diciamo, ha un'ispirazione drill, diciamo. Sì, un'ispirazione, Cioè, me lo fai sentire non. tutto in una botta sola? Ho solo Questo un non loop va da ora, nessuna non ho. parte. Ah, ok. Sì, È un lo so loop. che non vado da nessuna parte, No, no, questo è no, no. semplicemente No, un fammelo loop. sentire. Proprio il loop? Sì. Però non stavo pensando a una cosa del genere. Allora, Leonardo, qui Sì? dobbiamo fare un discorso. Il punto è, ma secondo te, perché uno, cioè, voglio dire, mettere su C-Sound, la sintesi additiva, in modulazione, cazzi e mazzi, è una roba, cioè, questa roba qua la fai molto meglio. Qual è la DAW che stai usando qua? Ableton, che cos'è questa? FL FL Studio. Studio, ok. Tu una roba del genere pigli, la metti su in un paio d'ore e la fai in questo modo qua, no? Cioè, perché darsi, cioè, perché rifarla con un sistema che è molto più complicato, rognoso, eccetera eccetera, per sostanzialmente produrre un risultato che magari non riesce nemmeno a replicare bene una cosa di questo tipo. Io questo è quello che ti chiedo. Cioè, il punto è che non so se l'hai capito, ma mi pare che dovresti averlo perché capito, perché sei una persona perspicace e intelligente, sei pure giovane, sai, l'intelligenza frizzante. Questo tipo di musica qua, cioè la musica che ha una, diciamo, adesso ha una velleità di consumo, adesso poi che sia di consumo effettivamente oppure no, è che dal punto di vista della funzione, ha una funzione di questo tipo, va benissimo, ma non vale la pena di mettere in ballo tutto il casino che stiamo facendo.
Capisci quello che voglio dire? Non ti Sì, sembra a capisco. te? Cioè, voglio dire, se Sì. tu, se, sarebbe come, tu, sembra come se io ti chiedo di fare una cosa, allora tu la fai come la sai fare già, no? E poi ci mettiamo là e facciamo una fatica boia per rifarla, in un altro modo. Io sinceramente non lo capisco questa cosa. Cioè, se usiamo degli strumenti di un certo tipo, è perché vogliamo fare cose diverse, o no? Giusto. Dopodiché tu mi puoi dire, ma boh, io non le voglio fare quelle cose, voglio fare queste. Allora, però io mi sono costretto a dirti, va bene, però io non c'entro niente con sta roba qua, cioè non la so fare, no, non so nemmeno che cosa dirti. Cioè, so cosa dirti se ci rimettiamo a rifarla con C-Sound, eccetera, eccetera, nel senso che vabbè, dobbiamo prendere un elenco di note, dobbiamo farlo così, cos'ha, eccetera, eccetera. Ma sinceramente non vedo la no, la Mi metterò su un altro progetto. no, Leonardo, aspetta un attimo, non cerchiamo di capirci, perché non mi pare che no, ti chiedo, secondo te è una cosa che vale la pena di farlo, di fare così? No, posso trovare un progetto migliore dentro un paio di giorni che richieda l'utilizzo di C-Sound in maniera più fluida, tra virgolette, cioè in più organica più che più fluida. Questa era solo una conclusione affrettata data dalla mia Ma scusami, voglia di. aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quello che io sto cercando di dire è, una roba del genere puoi benissimo farla, può anche andar bene, per certe cose, però, all'interno dello studio che stiamo facendo qui, che uno può benissimo dire, ma vabbè, ma questo non mi piace, non mi interessa, non lo voglio fare, però a quel punto uno dice, vabbè, ok, d'accordo, non c'è molto che io possa controbattere, capisci? No, vabbè, ma ha totalmente ragione, cioè sono stato io che sono saltato a conclusioni affrettate, volevo buttarmi il prima possibile in un progetto e ci ho pensato troppo poco. No, ma io dico, questo progetto qua, fallo, finiscilo, ma non è Sì, questo no, l'oggetto vabbè, d'esame, ma stavo capisci? pensando, mi è già venuto in mente un'altra cosa, prendere i suoni del vetro in maniera concreta e i suoni e ricreare come se fossero i suoni del vetro, però in maniera frequenziale, cioè con tante frequenze acute Ok. sparse magari in forma di triangoli che possono rappresentare i frammenti di vetro, sai, no? Triangoli, vetro rotto. Potrebbe Sì. essere un progetto carino che si può realizzare con C-Sound, creando Ma delle quello che ti classi voglio delle dire, certe. sì, ma quello che ti voglio dire è che in linea generale, per esempio, quando abbiamo fatto l'esercizio sulle scale temperate, non temperate, eccetera, eccetera, è perché appunto con gli strumenti che abbiamo, la scelta di una scala temperata è una scelta come un'altra, ossia non è una scelta come un'altra perché è una scelta che si porta dietro una storia lunga, eccetera, eccetera. Ma fa parte di una delle possibili scelte, no? Che sono tra l'altro infinite. Adesso questo sulle frequenze. Sui tempi, il fatto di fare ritmi quadrati è una delle possibili scelte. Ma allora, se tu dici, cioè tu, è come se tu prendi un'equazione, no? Prendi l'equazione della retta, no? AX più B. Se AX più B parte da zero,
Puoi elevare B perché la B è la costante che solleva o abbassa la retta. Sì, Sull'origine. sull'origine. Quindi, capisci, se A è uguale a 1, tu fai la retta a 45 gradi, eccetera, eccetera. Dopodiché, le funzioni lineari non sono soltanto la retta a 45 gradi che passa dall'origine, capisci? Quella è la retta forse più semplice da fare, ma non è. Ovviamente non c'è solo quella. Capisci quello che voglio dire? Ed è come se io ti do l'equazione lineare, dici fanne quello che vuoi, e tu cosa fai? Fai la retta a A X. 45 gradi, no, la retta y uguale a x, che dici vabbè, ma perché proprio quella? Potevi fare un sacco di altre cose. E invece hai E ti fatto qualcosa riduci, che... no, ti riduci a questo, che tra l'altro, ti ripeto, una cosa del genere, personalmente, questa è una questione personale, a me non parla di te, parla più di tutti i condizionamenti che hai avuto, che tutti abbiamo avuto, non solo tu, nella nostra vita, e che comunque, certo, ci trapanano la testa con sta roba, quindi è ovvio che ne portiamo addosso i segni e le cicatrici. Ma non capisci? Su una roba del genere, veramente, qua, per farlo in C-Sound, ci dobbiamo mettere là, fare degli elenchi di note, degli elenchi di ritmi. Poi creiamo con Python le classi, cazzi e mazzi, e dopodiché semplicemente pigliamo e suoniamo. Se ci dice bene, ci avviciniamo più o meno a questo risultato. Se ci dice bene, la verità è che faremo una fatica tremenda e sarà Il un risultato sarà risultato. mediocre. Sarà meno buono di quello che tu puoi ottenere con questi strumenti qua, perché questi strumenti qua che tu stai usando sono pensati apposta per fare questo tipo di roba. Sono pensati apposta per fare la retta y uguale a x, capito? Ok, Nel senso capito. che hanno tutta una serie di semplificazioni, cioè per esempio i ritmi sono, come si dice? Adesso non mi viene la parola. Comunque, sono quadrati in automatico, te li quadra lui. Non c'è bisogno di fare grandi. Mentre invece, per fare un ritmo quadrato in C-Sound, bisogna proprio volerlo fare. Bisogna mettersi lì. Oh, non è troppo difficile, però è una cosa che ha delle complicazioni in più. In compenso, se vuoi fare, che ne so, cose di tutti i tipi, di tutte le forme, di tutte le misure, le fai, mentre invece forse con la Do non le fai, capito? Quindi quello che ti voglio dire è che, fermo restando che ognuno è libero di fare quello che vuole, però mi sembra appunto poco utile fare una roba del genere. Per fare un corso di composizione musicale elettroacustica, perché Sono non ce n'è. completamente d'accordo, semplicemente come le dicevo prima, ho affrettato le conclusioni come al mio Sì, ho solito. capito, ma siccome, sì, appunto, ma siccome è una cosa che è successa già varie volte, io mi chiedo se tu, non lo so, forse non lo so, non. C'è qualcosa che non va forse io non sono abbastanza No, no, chiaro, no? no, maestro, lei è più che perfetto, sia nella maniera in cui si No, ma che esprime, sia nel suo perfetto, approccio. sono una pippa io, adesso non No, mi. Cioè, vabbè, il no, vabbè, problema nel è che questa senso... roba qua non si può insegnare, cioè, in un certo senso. Voler insegnare a comporre è come voler insegnare a essere poeti. Una roba che non si può fare, cioè bisogna. Però comunque,
uno si mette lì e prova a fare delle cose, no? Allora, se tu mi fai tutto in rima baciata, dico, ragazzo mio, la rima baciata è roba che già nell'Ottocento si stava andando avanti, non si facevano cose in rima baciata, no? Ci sono vari meccanismi, si possono fare gli enjambements, si possono fare le rime, i versi liberi, le cose, qui, lì, su, giù, le assonanze, capisci? E non stiamo facendo poesia per bambini, non so se mi spiego. Quindi non stiamo facendo... quindi, però, detto questo, poi da lì a diventare... O essere poeti è tutta un'altra storia, perché lì c'è bisogno anche di percepire, capisci? Ed è un po' la stessa cosa. Scrivere musica è un po' la stessa cosa, cioè trovare i contenuti. Questo sarà poi un lavoro che voi farete, che io faccio, che tutti facciamo per tutta la vita, ma almeno avere le tecniche giuste per fare quello che vogliamo fare è importante, perché altrimenti non riesci nemmeno bene a immaginarle, capisci le cose? Capisci? Comunque, Leonardo, ok, ripensaci, pensa un attimo, Sì. pensa non in termini di, per esempio, di tempo quadrato, di cose del genere, cioè, non so, Ok, ho già provaci. qualcosa in mente. Entro questa sera le farò avere una scaletta, un progetto. Va bene. Scusi per... No, figurati, ma è Sì, bene che grazie. ci confrontiamo su queste cose, cioè... Io dico soltanto che per fare questa roba qua il corso di composizione musicale elettroacustica non serve, cioè si può fare benissimo senza, sei già capace di farlo, lo fai già, fai già tutte queste cose, quindi c'è poco che io possa dire su quello che tu fai già, lo fai già, lo fai bene, probabilmente sei pure, cioè, hai successo con queste cose qua, quindi va benissimo. Ok, Milo. Sì, ecco, io molto, diciamo, tra virgolette, più banalmente, cercato prima di intanto cercare un'idea del progetto ancora prima di Mi fate spenderlo vedere, vi proprio. dispiace, non c'avete le telecamere, io faccio lezione Ah, no, sì. No, a un muro. prima stavo di là, quindi l'ho No. aperto di là. Ok. E più banalmente ho pensato più a cosa potessi tirar fuori che... prima di stendere magari una struttura o un qualcosa. E appunto la mia idea era quella, da cui ho preso spunto lì sul pezzo di Stockhausen, il quartetto d'archi e quello di Helicopteri, mi è piaciuto molto, e avevo intenzione di farla con le sinusoidi al posto del quartetto d'archi, che secondo me dovrebbe essere carina come cosa, Ma e un scusa, pochino quel... aspetta un attimo. Sì. Le note del quartetto d'archi fatte con le sinusoidi? No, non le stesse note, riscriverlo da capo, diciamo prendere l'idea del quartetto d'archi e diciamo farlo con delle sinusoidi e riscriverle anche da capo. È soltanto l'idea, Ok. lo spunto. E un po' come ho fatto con il pezzo di musica concreta, dare a un rumore o comunque un rumore esterno, qualcosa che possa essere per esempio gli elicotteri di Stockhausen, che diano il tempo e che diano, diciamo, una scansione ritmica e far sì di far cambiare alle sinusoidi o con quegli strumenti che utilizzerò il ritmo e anche il tempo a seconda di come si evolve il rumore o i vari rumori scelti esterni. Diciamo, questa sarebbe un'idea messa lì un po', che la sto pensando come volerla fare. Così prendiamo anche le cose che abbiamo fatto
come il cambio di tempo, le sinusoidi, poi penso di utilizzare magari una frequenze atonali, voglio fare una specie di, non dico canone perché quello già l'abbiamo fatto, però prendere uno stile che magari potrebbe Sì, ricordare si può qualcosa del rifare, genere. non è che... Sì, però magari anche sperimentare qualcosa di diverso, poi vedo se mi piace il canone, utilizzo il canone, comunque la fase compositiva ancora la devo vedere, quindi poi vedrò cosa fare. Però tutto ciò dettato dal ritmo, appunto, degli elementi concreti che utilizzerò e che cambieranno poi man mano con il pezzo. Questa Tu era hai mai l'idea generale. sentito un pezzo di Steve Reich che tra l'altro faremo quest'estate alla Chigiana che si chiama City Life? Il nome non mi è nuovo, ovviamente l'ho sentito, però in questo momento mi sfugge. Beh, City Life è un nome abbastanza usato, quindi... Ah, ok. Aspetta, te lo segno qua sulla chat. Lo puoi andare a sentire su Ok. YouTube. No. Perché lui vabbè, usa un insieme strumentale e usa un insieme strumentale e poi usa dei campionatori con vari suoni concreti della città Ah, e sì. tra questi non subito, ma più avanti nel pezzo, un pezzo piuttosto lungo, 21 minuti e qualcosa. Però diciamo verso è diviso in movimenti anche se è tutto unito, è tutto un solo pezzo. E verso il terzo, quarto movimento lui usa per esempio un pile driver, cioè sai quelli che Sì. battono sulla terra, no? Oppure usa il cuore, il battito del cuore. E diciamo tutto il pezzo si aggiusta sul tempo, sui vari tempi, sul tempo del cuore, sul tempo del pile driver e così via. Naturalmente lui è un compositore minimalista e devo dire che questo non è nemmeno un pezzo, cioè lo trovo estremamente, bah, insomma, poco. Cioè, lo trovo uno di quei pezzi dell'ultimo minimalismo di Reich e di Glass, che sono appunto sostanzialmente rock and roll. Ah, sì. No, beh, sono scritti bene, non è che, però, insomma, abbastanza inutili come pezzi. Però è interessante il rapporto che c'è per te, il rapporto che c'è tra il ritmo di un evento, cioè di un evento sonoro concreto e la possibilità di elaborare ritmicamente delle cose intorno a questa pulsazione, perché poi quello che voglio capire è che cos'è che ti ha attratto del pezzo di Stockhausen? Quello che mi ha attratto è l'idea in generale, vabbè, poi anche perché proprio come è stato eseguito con proprio gli strumentisti sopra l'elicottero, è molto interessante, ma poi era interessante proprio ciò che è uscito fuori, ovvero l'armonia tra l'elicottero stesso e gli strumenti. Mi ha sorpreso molto, non me l'aspettavo, io pensavo fosse molto più rumoroso, Sì. invece è uscito fuori un pezzo molto particolare dove gli archi e gli elicotteri si sposavano molto bene, quindi io esattamente quello, già avevo in mente di fare una cosa del genere, ovviamente tra sinusoidi e elementi concreti, però non mi aspettavo che potessero essere così tanto armoniosi insieme. Ed era quella la mia paura, perché non sapevo come farli, diciamo, entrare bene insieme. E quest'idea degli elicotteri, che poi in realtà gli elicotteri lì non danno un ritmo, diciamo che sono più di sfondo e fanno, diciamo, d'armonia in generale. Invece io avevo proprio intenzione, poi mi venne l'idea dopo, come avevo già fatto, di dare proprio scansione ritmica e anche cambi di tempo, come abbiamo fatto, ecco, un tempo fa. Così da proprio amalgamare il tutto e rendere, diciamo, protagonista l'elemento concreto e di accompagnamento
elemento invece sinusoidale, che è il contrario poi alla fine di quello che invece ha fatto Stockhausen, che dato che i protagonisti sono gli archi e gli elicotteri sono di contorno come Ma nel film quindi precedente. tu vorresti, allora, sostanzialmente l'idea è di prendere dei suoni concreti che abbiano una loro pulsazione, Esatto. ma non uno solo, cioè No, vari. l'idea sarebbe varia, esatto. Allora si potrebbe andare su Freesound, per esempio, e cercare, per esempio, suoni urbani con pulsazione. Lì tu puoi fare una ricerca così, Sì. pulse urban sound, e vedere che cosa ti viene fuori. Poi diciamo che potrei prendermi come spunto, perché il mio sogno, tra virgolette, sarebbe quello di andarmi a registrare io stesso da solo, cercando di riuscire a fare una registrazione buona, quindi quello sarebbe il mio sogno. Poi se non ci riesco, sì, dovrò utilizzare comunque dei campionamenti o insomma delle librerie prese online o da qualche parte, insomma. No, ma Però non usare diciamo che la mia idea. librerie, di solito sono, cioè cercali dentro Freesound, perché secondo me hai più possibilità di, cioè in realtà questa roba qua, per esempio, ecco, noi abbiamo una nozione di, che ne so, pulizia, qualità del suono, eccetera, eccetera, che è una nozione appunto molto, anche questa molto, che ne so, commerciale, cioè in realtà Sì. la bellezza dei suoni spesso va molto al di là Della qualità. della qualità. A me, ti dico sinceramente, questo lo dico anche a Leonardo perché sia chiaro, è chiaro che mi rendo conto di che cos'è un prodotto professionale, tra virgolette, è un prodotto così, arronzato, non professionale. Quindi è chiaro che se ci sono, per esempio, degli errori tecnici macroscopici, vabbè, bisogna correggerli, eccetera, eccetera. Però tutto sommato, cioè, non è questo tipo di qualità che mi interessa. Cioè, per esempio, spesso e volentieri la qualità espressiva delle cose, è molto diversa da quella che è la qualità tecnica. Non che le due cose non possono sovrapporsi, ma non sono la stessa cosa. E questo, tra l'altro, incidentalmente l'ha scoperto anche la musica di consumo. Cioè, spesso e volentieri, per esempio, e molta musica, non so, mo adesso non conosco non conosco la nomenclatura dei generi e degli stili, ma insomma ci sono, per esempio, delle cose che credo che persino gli abbiano sovrapposto addosso del rumore del vinile o cose di questo tipo per creare questa patina. È come colorare le fotografie seppia, no? Che Sì. danno una patina cioè vengono anticate le fotografie, così si può anticare il suono dandogli una patina di rumore più o meno, no? Sì. Questo è interessante. Trovo che, secondo me, sarebbe interessante trovare vari suoni, appunto, di questo tipo, cioè pulsazioni ripetitive, eccetera, eccetera, e Concreto. affastellarle una sopra l'altra, in maniera che, per Sì. esempio, ci sia una sorta di campana, no? Tra una e l'altra, in maniera che si passi da una pulsazione all'altra senza soluzione di continuità, e poi sopra questo, appunto, va articolato un discorso che. Ora, il problema è che
sopra una cosa del genere, perché il pezzo funzioni, bisogna costruire una forma. Cioè, questa cosa deve avere un certo sviluppo, deve andare da qualche parte, no? E Certo. poi, vabbè, deve avere una coda. Adesso questo deve avere una conclusione. Esatto. Io la mia idea, un po' però forse sognatrice, più che sognatrice, un po' ambiziosa, ma scartata veramente subito all'inizio, era quella di prendere una forma nello stile di la Sinfonia per uomo solo. Sì, di Di chi era? Pierre Henry, Sì, Schaeffer Henry. Schaeffer. Però era, ecco, un po' troppo ambizioso, anche perché, come ha detto lei, doveva essere di 5-6 minuti, quindi forse era un po' esagerato. No, Però, potete ecco, anche andare più in là di così, sì, ma ma bella via scriverci comunque una sinfonia, un po' tanto forse. sì, poi l'idea che quella si chiami una sinfonia è più, diciamo, una provocazione che altro, però Sì, certo, per quell'epoca, sì. sì. Però comunque, ecco, trovargli una forma comunque anche classica, per poi però riprodurla in chiave, diciamo, un po' più moderna, quindi ecco, che può essere una sinfonia, anche la stessa Passacaglia abbiamo già fatto, non so, forme classiche, e anche perché così. In parte è difficile perché essere fedeli a una forma classica con dei suoni concreti, comunque con suoni elettronici, eccetera, non è facile. Però allo stesso tempo è più facile perché comunque gli poni una forma da seguire, invece che andare No, un po' certo, a... ma poi ti dirò la verità. Le forme classiche hanno un vantaggio. Funzionano. Le anche forme quello. classiche, funzionano quasi da sole, diciamo, nel senso che stanno lì. Noi siamo abituati a sentirle. Insomma, è come se tu vedi una casa che è in forma di casa. Se tu vedi una casa che è in forma di nugolo di spilli, dici, ma come funziona? Dove dormo io? Cioè, dove, no? Come funziona una cosa del genere? Mentre invece una casa che è in forma di casa, tu già sai come funziona. Cioè, ci avrai delle stanze, ci avrai, capito? Questa è un po' il vantaggio. Al tempo stesso, appunto, una casa in forma di casa può essere ritenuta noiosa, mentre invece un nugolo di spilli, oh, che curiosità, capisci? Interessante. Vabbè, detto questo, siamo al primo anno, va benissimo di fare una cosa, ma po se posso dire, forse, diciamo, una forma, cioè la forma più classica che esista è la forma ABA, cioè la forma canzone cosiddetta, cioè in cui tu c'hai un'esposizione tematica, un controtema, quello che nelle canzoni si chiama il ritornello, il bridge o quello che ti pare. E poi, dopodiché, sai, se uno evolve questa forma, si va verso la forma sonata oppure verso Forma altre, sonata, sì. oppure verso il rondò, cioè una articolazione. Però intanto facciamo una BA, cioè un'esposizione, una contro, diciamo, una cosa opposta. Contrapposta all'esposizione e poi un La ritorno, ripresa. la ripresa e conclusione. Cioè, già questo sarebbe più che funzionante. Cioè, funziona sta roba. Cioè. Quindi il cambio di pulsazione mi converrebbe farlo magari sulla parte B, magari sulla parte A, renderlo meno lineare sulle pulsazioni, però comunque sempre più o meno sulla stessa linea. La parte B mi converrebbe forse stravolgerla, ma lasciando comunque un'intenzione della parte A,
mentre poi la parte di nuovo, la seconda parte, riprende la prima parte. Ma vedi, questa cosa qua bisogna ragionarci sopra, cioè se tu intendi fare una cosa che è in contrapposizione dal punto di vista formale, no? Tu potresti fare una parte A che è basata sulle pulsazioni, diciamo, di un materiale concreto. La parte B non è basata sulle pulsazioni proprio. Magari c'è il materiale concreto, ma ha un altro ruolo. Eh sì, tipo il quartetto di Stoccato, posso farlo, la parte B posso farla con elementi concreti di sottofondo, invece che come protagonisti, per esempio. Sentite, adesso dato che comunque possiamo dilungarci, adesso io non so se Leonardo vuole ha qualcosa da aggiungere, da proporre alle sue cose, però se volete possiamo vedere insieme su questa cosa di Milo come andare a... Cioè, A che cosa svilupparlo. fare? Certo, molto interessante. Sì, per me, anzi, per me va benissimo. Comunque è una cosa che volevo fare. Allora, io farei... Dunque, aspettate un attimo. Provo a vedere. Tra l'altro io avevo anche, volevo fare con voi un po' di lavoro su Super Collider proprio sui file esterni, cioè su materiale concreto, però adesso vediamo Ah, se lo, ecco. sì, vediamo se lo facciamo oppure se facciamo un'altra cosa. Intanto volevo fare questo, volevo fare... Adesso, no, io... Ok, mi sono fatto un'idea di quello che tu vuoi fare e secondo me è interessante, più che avere una pulsazione singola, avere un affastellamento di pulsazioni che emergono una volta l'altra. Quindi, se vi va bene, vi vorrei far vedere come farei. Poi dopo, naturalmente, non è quello che dovete fare, nel senso che non è per forza obbligatorio. Però, tanto per dire, una possibile sviluppo. Quindi, adesso prenderei Free Sound, proprio brutalmente, andrei direttamente su Free Sound, nel senso che non... Sì, poi se ti diverti lo vai Registrare. a registrarli, ma se no andiamo a cercare quello che c'è su Freesound. Io Qui lo registrerei proprio condivido. completo proprio, quindi Come dici? comunque io li vorrei registrare di mio per completezza compositiva, Vabbè. proprio perché D'accordo, ancora mi serve di meno. però Poi adesso... se ci riesco bene, se no niente. Adesso vi faccio vedere come farei io. Non è detto che tu lo debba fare così. Allora, io andrei a Sì. cercare Urban Pulse, cioè cercherei con questa chiave. E andrei a cercare, io non so se adesso si sentono. Lo sentite? Vagamentissimo. Non c'è praticamente niente. Aspetta. No, questo non è buono. Qua bisogna cercarne un po', no? Ah, sì.
Questi chiacchierano. Cioè, il punto di questa roba è che... No, questi chiacchierano, non ce ne frega niente. Questo è un treno. Questa è una bella, deve essere interessante. Vediamo. C'è molto vento qua. Non so se lo sentite. Sì. Sembra buono. Questo sembra la roba giusta. No, questa è una porcheria. Questo no, bisogna perderci un po' di Eh tempo. sì, era normale. Questo è normale. Questo è in un sottopasso. Sì. Ah, aspetta, no, però avevo un trucco io di metterlo per numero di download, di ordinarlo per... Vabbè, questo scarichiamolo, tanto per non sapere né leggere né scrivere. Ma tanto appunto non è veramente questo che interessa fare, quanto farti vedere più il meccanismo. Questo quanto è lungo? 5 minuti? Ok. Allora adesso torniamo indietro e adesso li riordiniamo per numero di download, perché di solito quando si fa così, automatic download most first, che di solito quelli che sono più downloadati sono anche più meglio. Sì, hai ragione. Ah, beh, questi non ce ne sono molti downloadati, devo dire. No, veramente non abbiamo. Direi Che sono poi sempre questi, non sono più tanti, sono solo 22 suoni. Allora cerchiamolo in un altro modo. Proviamo a vedere se invece che pulse facciamo solo con la S, così viene anche pulsation o cose di questo tipo. Sì. Ah, ok. Beh, Urban Rhythm sicuramente arrivano canzoni e roba varia. Ah, no result. Ah, ok. Ah, no, beh. Proviamo così. Ma può darsi che ci vogliono parole intere. Sì, appunto, devi fare un po' di ricerche con vari nomi, vedere. Sì. Vedi questa Cyberpunk Urban Walk, vediamo un po'. 14 minuti. L'hanno scaricato in 1560. Sì, ma questo è sicuramente non c'è nulla di concreto. No. No, questa è tutta roba musicale, è molto urban jungle. No. Va bene, grazie.
vedi, questa è tutta roba. Questa è tutta roba musicale, lo No, so. però vediamo Vediamo Rhythm chi. Concrete. Il problema di. Però purtroppo bisogna. No result. Allora, cerchiamo Concrete Pulse. Vediamo così. Com'è possibile? Pulsation. Hello. Cos'altro? Concrete beat. Qubit uscirà fuori. Abstract Electrofunk. Pile Electropunk, driver, no. pile driver, questo è carino. Ah, questo è interessante. Oh, questa è una roba. Ok, questo prendi. Così qua. Prendiamo. Tac tac. Questo mi sembra interessante. Ok, poi bisogna averci un po' di. Allora, two pile drives addirittura. Questo è carino perché è molto poco rumoroso. Sì. Dura 25 minuti. Vabbè, chi se ne importa, tu ne Ah, prendi. Spieghiamo pure questo. Perché è carino perché appunto senti che il ritmo non è così quadrato. esatto, questo sia interessante. Aspetta. Vabbè. Ne cerchiamo ancora un altro, poi basta. Poi dopo li combiniamo insieme. Ah, questi sono FLAC, quindi bisogna vedere un po'. Questo che cos'è? Ma concreto, ha un ritmo. Sì, Ma nulla pigliamolo, più. basta, ultimo. Poi adesso te li cerchi tu e Sì, poi vedi vedo che. io, ma queste morte recenti. Ok, allora adesso. Dunque, questi adesso ce li portiamo da qualche parte. Adesso scusa, devo fare un po' di. Scusatemi, ho la macchina particolarmente lenta perché sta facendo un po' troppa roba. Allora, adesso. Arrivando, un po' di pazienza. Allora, facciamo, mettiamoci lì in una cartella che si chiama Sounds. Allora, ah, porca miseria, non ha finito di scaricarne uno, che è quello che era interessante dei due pile driver.
Perché quello era bello lungo, quindi mi sa che ci vuole un po'. Ok, allora aspetta un attimo che però sound spunto. Questi sono questi. Sound 74504, questo non c'entra una mazza. Allora, adesso io me li sono messi in questa. Dunque, aspetta, fammi vedere se riesco a. Qual era quello che ci eravamo persi? Cioè, non ha finito di scaricarli. Aspetta un attimo. Vediamo un attimo i downloads. Finendo di scaricarlo quello o no? Ah, lo sta ancora scaricando, ok. Vabbè, allora quando l'avrà finito di scaricare lo sta ancora scaricando, ok. Quando ha finito di scaricarlo lo tireremo dentro. Intanto condivido il mio schermo prendo questo. Lo vedete? Sì, adesso. Ok, adesso ho messo questi suoni dentro una cartella che si chiama Sounds. Possiamo fare una cosa, cioè possiamo fare dei link simbolici qua in maniera da facilitarci la bisogna, cioè prendiamo, che ne so, il primo. E lo chiamiamo soundin.1 no, scusa, poi cosa ci abbiamo? 577 soundin.2. Questo serve solo per facilitarsi la faccenda 479 e questo è soundin.3. Adesso io mi faccio un'orchestra semplice. Aspetta, bisogna vedere un attimo come sono fatti di che cosa sono fatti, a che frequenza di campionamento stanno questi suoni, perché se no. Allora, uno sta a 48 e gli altri stanno a 44. Vabbè, questo bisogna. Oh, addirittura uno è tre canali. Che razza di. Ed è anche 24 bit, vabbè. Questo adesso lo normalizzo, perché usiamo SOX per normalizzarlo. Sounds 47904, lo facciamo a due canali e rate 4400 come gli altri e lo mettiamo al punto WAV. Ah, aspetta, no. Lo facciamo a 16 bit, non a 24 bit come meno B16. Vediamo un po' se lo fa. Sendinfo out.wav 16 bit 44 e stereo. Perfetto.
Allora, adesso questo lo spostiamo lì. Out in sounds, si deve mettere a posto di questo. A posto. Ok. E questa è la cartella che abbiamo con i tre link simbolici. A posto. Adesso poi quando arriverà quell'altro che dovrebbe essere qua. Ancora scaricando, quella miseria finisce mai. Ok, adesso pigliamo il nostro, facciamo un driver di C-Sound, che lo facciamo molto banale, 40x100, KMPS, facciamolo 5, e N channels facciamo 2 e poi avanti così, instra 1. Dunque qua, allora, ci mettiamo un po' di variabili, I skip, no, I file intanto è, lo mettiamo in P4, I skip, possiamo mettere in P5, va bene. Dopodiché, allora, diciamo che, boh, per il momento, vabbè, facciamo IAMP, mettiamo AMP. Amp di BFS, lo mettiamo in decibel su P6 e qua mettiamo 0 di BFS, lo mettiamo a 1, così i suoni vanno tra più 1 e meno 1. Ok, adesso mettiamo per prima cosa a left e a right. Io propongo di usare Diskin 2, che è sostanzialmente Soundin, la stessa cosa, che prende il file, solo che Diskin 2 ha, ha la possibilità di cambiare il pitch, che però per il momento non utilizzeremo. Lo mettiamo a 1, quindi non cambia il pitch. E poi, se ben mi ricordo, no, devo verificare però. Se ben mi ricordo, abbiamo, C-Sound Diskin 2, gli argomenti sono anche, sono anche la possibilità di fare dei loop, quindi di Diskin 2, fill cable, e skip time, I wrap, se è 0 non wrappa, allora skip time, dobbiamo mettere lo skip time, I skip, e I wrap lo mettiamo a 1, nel senso che se il suono è finito lui va avanti. Ora però io vorrei fare che questi suoni sono inviluppati da una finestra di Hanning. La finestra di Hanning è sostanzialmente un coseno rovesciato, in maniera che va da 0 a 1, no? E adesso questo ci mettiamo che è IDUR, è P3, e questo KEnv lo facciamo con un oscillatore, dunque il cui, la cui, allora, la cui ampiezza è
amp e la cui frequenza è 1 fratto i dur, no? È l'inverso della durata, per cui è una frequenza molto molto bassa. Questo è proprio un LFO, vedi Leonardo, si può usare un oscillatore qualsiasi come LFO, non c'è un gran problema. E qua utilizzeremo una funzione che sarà una Gen 20, mi pare, che è quella che fa le finestre di Hanning. Intanto gliela facciamo andare a cercare. C-Sounds Gen 20, Gen 20, mi pare sia proprio quella. Dopodiché moltiplichiamo in uscita OutS AL per KEnv e AR per KEnv. Ok, fine dello strumento. Non ci abbiamo più. Vi è chiaro tutto qua? Cioè io qua leggo uno dei file. E ci applico un inviluppo molto molto lento che è fatto come una campana rovesciata. Adesso vediamo se è arrivato il Gen 20. Molto lento. Molto lenta perché è l'inverso, la frequenza è l'inverso, quindi la finestra 2 è la Hanning. Ok, e il massimo. Beh, la mettiamo a 1. Ok, quindi adesso splittiamo lo schermo e facciamo l'orchestra. Allora, l'orchestra boh, lo chiamiamo would be Milo.sco. Non veramente tua perché non ho questa pretesa. Facciamola con una buona, siccome è molto molto lenta, bisogna è meglio che la finestra sia molto ampia perché altrimenti c'è poca definizione in basso. La gen 20, la finestra che vogliamo è quella di Hanning, è la 2 e l'ampiezza massima è la 1. Ora cominciamo la baracca. Allora, per esempio, io qua metterei, fai conto per 30, no, boh, non so, 20, per 20 secondi metterei, allora, cosa ci abbiamo? Noi ci abbiamo P4 è il numero del file, quindi mettiamo il file 1, P5 lo mettiamo a 0, partiamo dall'inizio, forse mettiamolo a 3-4 secondi, in maniera che non partiamo proprio. L'ampiezza la mettiamo direi a meno 3, vediamo con meno 3. E direi che basta. Adesso dove dobbiamo partire con l'altro? Dobbiamo partire a un quarto di 20, no? Quindi a 5. Adesso qua ne facciamo un'altra a 5 perché le finestre di Hanning si incrociano a un quarto della finestra. Se io a un quarto della finestra faccio partire un'altra finestra di Hanning, avrò un guadagno unitario e nel frattempo faccio partire un altro suono, capite? Questo è un modo per fare dei fade in, fade out e questo lo faccio a 10, no? Adesso questa roba qua la posso replicare varie volte, però questa sarà a 15, a 20 e a 25.
Vabbè. Vediamo se. Vediamo, cioè, questa è fatta proprio al volo, eh. Qua devo mettere ssdir uguale punto sounds, perché lui deve andare a cercare in questa cartella i suoni. Poi faccio sound meno dwo out.wav driver.org, come l'ho chiamato lo score. Woodbimilo.com, ok, non funziona niente perché ho sbagliato nel confondermi, non è ending ma ending. Ok, a posto, abbiamo fatto qualcosa, adesso sentiamo cosa abbiamo fatto. Non mi sono particolarmente sprofittato, eh. Non è una roba che vediamo quello che succede. Che non abbiamo cambiato le, no, mi sa che non abbiamo cambiato i suoni, cioè ho fatto il, allora, infatti 1 2 3 1 2 e 3, cioè, mancava il terzo suono, Ah, ecco. poi forse adesso è arrivato anche il quarto, ci mettiamo anche il quarto, why not? 1, 8, 5, eccolo qua. Allora, questo adesso è un FLAC e lo mettiamo, lo spostiamo qua, 185, si alternano anche troppo velocemente, no? Potrebbero anche. Ah, sì. Socks, sounds 1851 bla bla bla, e questo lo trasformiamo in WAV con B16 meno R 44 100 e dopo sounds 18 quello quell'altro WAV. Prenderà un sacco di posto. Vabbè, questi non li salverò, però questi sono perché così prendono veramente un sacco di posto, non voglio occupare posto sulla. Casomai ve li mando via. Mettiamolo come sound in numero 4, 185.wav, ma cioè, alla fine non è che occupa tanto più posto come wav che 4, e adesso cambiamo lo score 1, 2, 3, 4. E facciamo 1, 2, 25, 30, 35, no, 35. Vediamo.
facciamo. Vabbè, qua bisognerebbe per esempio fare delle cose un po', cioè assegnare un'ampiezza a ciascun, vediamo un po', driver, assegnare un'ampiezza, ma io su P6 non ho messo nessuna ampiezza qua. Ah no, ci ho messo meno 3 dappertutto. Ma questa per esempio l'ho fatta secondo me a meno 8, mentre la terza va fatta a meno 0,5. La quarta io proprio non l'ho manco sentita, quindi pure questa la facciamo a più 3, cioè l'amplifichiamo invece di a meno 8. No, vanno fatte delle differenze del caso perché se no non si sente niente. Vediamo se cambia qualcosa. Se qualcosa è cambiato. Ok, va bene, basta, basta, grazie. Ok, insomma, diciamo che questa è una possibile. È un possibile modo di arrangiare le cose, ma naturalmente si possono arrangiare in tutti altri modi, cioè, per esempio si può sopra questa cosa imporre una sorta di ritmo che è indipendente e indifferente. Allora, vi propongo di fare 10 minuti di pausa e poi dopo proviamo invece a fare una roba di questo tipo. Va Ok? bene. Va Ok, bene. a fra Grazie poco. mille. A poco.
Eccoci. Eccoci qua. Allora, adesso la cosa che possiamo fare appunto è, come dicevamo, di porre Voi mi sentite? Sì, però non vediamo, cioè, si è bloccato. Adesso? No. Ora Ci sta spento la telecamera. andando di cose. Come va adesso? Ok, adesso rimuovere. Ok. Allora, adesso io creerei una partitura che alterna questi frammenti con una scansione ritmica precisa. Allora, per prima cosa mi farei un oggetto che è l'oggetto frammento. È che è un oggetto semplice, facile da creare. Perché sostanzialmente ha tutti i dati del frammento. Ora, questi dati possono essere veramente tutto quello che si vuole. Io qua ci metterei il numero, e forse l'ampiezza del frammento, in maniera che riusciamo un po' a normalizzarli. Per il momento nient'altro. Farei semplicemente che questi corrispondono a delle proprietà dell'oggetto, number e amp. Ok, ma per il momento va bene così. Dopodiché mi farei l'oggetto sequenza, alla quale passo, dunque facciamo from frammento frammento, e poi a questa classe sequenza gli passo un po' di roba, tipo questo lo possiamo mettere in un fogliame, lo possiamo fare tutto quello che ci pare. Per il momento lo facciamo semplicemente self. Allora, qui ci metterei un array di frammenti, e una sequenza ritmica, number
non per forza coincidente. E qua questi ce li salviamo qua. Menti, self, ritmi, adesso io qua non farei altro che fare un metodo run che semplicemente, allora, no, mettiamoci che la sequenza c'ha pure, facciamo che abbia un action time e una durata, va? Dur, di tutta la sequenza, in maniera che quando io faccio quando lo faccio girare, qua ci vogliono due punti, faccio now uguale a self.at e poi facciamo che end t è self.at più self.dur, no, la fine del tempo, e poi fino a quando non è finito il tempo produciamo roba. Come la produciamo? Now minore di end t. Allora, come la produciamo? La produciamo che lo step chiama un metodo che mi dice next poi vediamo come è fatto questo metodo e il frammento frag uguale self next frammento. Questi sono metodi che dobbiamo ancora scrivere, dopodiché una volta che abbiamo questi facciamo un bel print che è per 100 no i1 per 108.4f per 108.4f poi per 100d che è dunque perché com'è sì, c'è il nostro la nostra il nostro suono lo skip time adesso lo skip time sarebbe divertente farlo corrispondere al now per esempio. Possiamo fare che skip uguale now, cioè praticamente man mano che vado avanti nel file vado avanti anche sì, però questo potrebbe essere complicato. Allora noi qua lo dobbiamo fare che now modulo mettiamo conto che mettiamo nel frammento mettiamo anche la durata del frammento, tanto è facile da fare. Frag.dur in maniera che lo skip, se per caso va oltre la durata del frammento, ricomincia da capo. E poi cosa ci va ancora? Ci va la ampiezza, dunque questo è P1, P2, P3, P4 il numero. P5 è lo skip 8.4f e l'ampiezza finalmente è P più 5
5.2F. Queste sono, qua, insomma, è il formato della riga di C-Sound. Adesso qua ci dobbiamo mettere il now, che è l'action time, poi la durata. Dunque, la durata è lo step. Poi il file è frag.numero, sembra si chiama. Aspetta, verifichiamo. Split frammento a number. Vedi, ho bene. Poi cos'altro c'è? Lo skip, che è questo, e cosa c'ho ancora d'altro? Cos'è che c'ho ancora d'altro qui? L'ampiezza, che però è scritta dentro frag. È scritta lì dentro. Qua c'è percent, tac, tac, eccolo qua. Ok. Questo, adesso ci servono queste due funzioni che non abbiamo scritto. Queste due funzioni sono. Ah no, scusatemi, qua ancora c'è ancora una cosa da fare, far andare avanti il now, perché se no now più uguale step. Adesso lo step ce lo dà questa funzione. Next rhythm. Che dipende un po' dalla sequenza di ritmi che gli diamo noi, questa qua. Qui però serve appunto anche un indice dei ritmi e un indice dei frammenti. Index, che lo mettiamo a 0, e self refrag, che lo mettiamo a 0. Quando io vado a chiedere il prossimo ritmo, lui mi dà il risultato è il self dei ritmi con il self.rindex, oh, adesso però questo io voglio scrivere i ritmi in notazione convenzionale, tipo un 26, un 24esimo, un 30esimo, una cosa così, e per cui qua io devo fare una conversione, e ti dirò di più che qua ci mettiamo anche un metronomo. Metro che salveremo in una variabile, e questo è proprio nel metronomo mm. Allora, il metronomo mm va convertito in periodo di tempo, perché a me mi serve il tempo, non il metronomo. Periodo è 60 fratto self.metro. Questo si potrebbe anche mettere sopra una volta per tutte, anzi lo facciamo sicuro perché è inutile ogni volta ricalcolarlo, no? Ok, ci siamo. Allora, questo adesso, per avere il ritmo proprio, lo devo moltiplicare per 4 e poi lo devo moltiplicare per il self periodo. Vi è chiaro? Questa è la conversione tra un ritmo con un metronomo in 4/4, ma in realtà il 4/4 è una misura convenzionale. Cioè, se per esempio io dico, io ho una semiminima, no? Io ho una nota da un quarto. Un quarto di che? Un quarto di una battuta di 4/4, e la quale
dura. Cioè, se io il metronomo lo esprimo in tot mm alla semiminima, ok? Vuol dire che 4 moltiplicato un quarto mi fa 1, poi lo moltiplico per il periodo e ciò il tempo effettivo. Vi è chiaro il concetto? Sì? Sì. Ok, perfetto. Allora io qua adesso vado avanti con self R underscore index più uguale a 1, però devo anche dire che index è modulo uguale alla lunghezza dei miei ritmi, alla lunghezza dell'array dei ritmi. Perché? Perché se io mettiamo conto che ho 3 figure ritmiche, io devo fare 0, 1, 2, poi quando ho 3 io faccio l'operazione di modulo, viene 0 e ricomincia da capo. Tutto chiaro? Sì. Fermatemi se non è chiaro, eh? Ok. Va bene, questa è la cosa, stessa cosa va fatta per il frammento. Quindi qua noi potremmo veramente, sinceramente, invece che fare tutto sto casino, potremmo fare una cosa di questo tipo. Fare una funzione next a cui passo self e array. Non complichiamoci la vita. Self next frammento, self, perché è quasi uguale, solo che sono variabili diverse, e il risultato è, invece che tutto sto bordello, è self.frammenti self. Facciamo così, qua mettiamoci subito la durata. Così ho il metodo frag.dur, qua ciò non è rindex, aspetta, chiudiamo questo, così è rfrag, quindi questo è self.frammenti di self.r_frag, ok? Poi qua stessa pappa, frag. E self frammenti. Ok, ci siamo, eh? Tac, qua fa tutto così. Bene, adesso facciamoci un main che semplicemente chiama un po' di roba. Allora, qua fa import, from sequenza, dopodiché facciamoci una sequenza qualsiasi. Sequenza, allora qua cosa ci vuole? Ci vuole
action time. 0, la durata facciamo 60 secondi. Il metronomo lo mettiamo a 112. Allora, adesso qua i frammenti. Vabbè, questi adesso li creiamo. Frags e poi i ritmi li creiamo. Adesso questi li dobbiamo creare qua sopra. Quindi frags è uguale aperta quadra e la chiudiamo qua sotto. E qua ci mettiamo un po' di frammenti, quindi frammento che è il frammento 1. Adesso poi aspetta, facciamoci girare tutte le sondinfo sounds asterisco.wav. Allora, il primo è 1611 secondi, il primo è questo numero qua. Primo è questo numero qua. Mi pare che i frammenti sono proprio questi, less frammento.pa, no, ampedur. Allora, l'ampiezza del primo la mettiamo a meno 3, perché il primo è quello con le. Poi, adesso mettiamo, sono 4, questo è il frammento 2, questo è il frammento 3 e questo è il frammento 4. Questi li mettiamo tutti e due a più 3. Facciamo qualcosa di robusto. E le durate sono, il secondo sono 58. No, aspetta però, non vorrei sbagliarmi. Per cui facciamo rigirare tutto. Sendinfo. Sounds con i sound in facciamo rigirare tutto. Allora, il primo no, sono 58,703 secondi. Ecco, mi sembrava a me. Quindi questo è così, C3, C3V, poi il secondo invece sono 16,129 secondi, vedete qua ci sarà bisogno di questo. Il terzo sono, vabbè, questo naturalmente se ne dovete fare tanti va fatto un po' meglio, si può fare un file che tira fuori tutta sta roba automaticamente. E l'ultimo è così come l'abbiamo fatto. Bene, poi i ritmi, adesso con i ritmi possiamo sbizzarrirci, perché possiamo fare dei ritmi da marcetta, uno, così, no? Un ottavo, un sedicesimo. Un sedicesimo e poi no, facciamo tanta tata, poi quindi un mezzo
possiamo fare un ottavo di nuovo e 3 ventiquattresimi, cioè 3 terzine di sedicesimi. Così viene un ritmo quadrato. Naturalmente questo è un ritmo solo per... ok, poi facciamo girare la sequenza, facciamo fare il run della sequenza e questo dovrebbe stampare tutto. Vediamo se funziona, se abbiamo fatto tutto giusto, cosa che dubito. Questo infatti mi manca un pezzo, mi manca un due punti. Solo questo ok, frammento is not defined nel main, mi serve from sì, e anche from frammento import frammento. Ok, ancora no, non type has no attribute, perché non type sequenza.py linea 20, questo non gli piace, perché non type, questo è conosciuto, sto questo frammento. Lui non sa che questo è un frammento. Ah, scusate, perché non l'ho, qua non ho ritornato, ho fatto return res e anche sotto, questi altrimenti non vengono ritornati. Eccolo. Allora. Dunque, perché c'ho un backslash n di troppo. Ok. A posto, mi sembra che questo lo fa in sequenza, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, potremmo fare qualcosa di meglio. E lo fa molto, ne fa tanti, no? Allora, questo lo chiamiamo would be Milo. Aspetta però, qui dobbiamo anche mettere... Allora, qua dobbiamo cambiare un po' il nostro driver, che questo è lo strumento 1. Adesso a questo lo facciamo fare con lo strumento 2. Lo skip va bene, questo va tutto bene, salvo che questa roba qua, invece che farla così, facciamo semplicemente un linen, in maniera da non fare click, e mettiamo yamp virgola 0.01 per P3 per idur, poi idur e 0.01, cioè l'1% di idur. Ok, la salita e la discesa. Questo è lo strumento 2, però sta di fatto che noi dobbiamo comunque mettere... Allora, intanto sicuramente la sequenza non deve fare lo strumento 1, ma lo strumento 2. E poi all'inizio del tutto dobbiamo scrivere qualcosa. Dobbiamo mettere la funzione che serve a quell'altro strumento, a noi non ci serve, però
altrimenti se no Csound non fa ben niente. Print F1 0 16384 22 1. E questa è l'altra roba che serve in testa al file. Vediamo se ce lo mette. Guardiamo solo la testa, prime 5 righe. Sì, ce lo mette. Ok, adesso possiamo salvarlo per davvero. Udmilo 2. E adesso lo suoniamo. Niente fuori da là e vediamo cosa viene fuori. Questo è un esempio invece con un ritmo che viene sovrapposto, un ritmo di alternanza delle cose che viene sovrapposto al ritmo che è il ritmo concreto. Vediamo se si sente. Non sento la terzina di... Vabbè. Ok, questa era un'altra possibilità, diciamo. Ah, figo. Sì, non sento veramente. Boh, insomma, il ritmo non è chiarissimo. Non sento. Cioè, qui ci dovrebbe essere. Il ritmo dovrebbe essere tu, 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 tu,
No? Io non lo, la terzina di semicrome non la sento. Sento piuttosto le due crome. Naturalmente, questa cosa, per esempio, nulla ci vieta di fare una piccola modifica a sequenza e farne, per esempio, un accelerando. Basta mettere che il metro è metro start e l'altro metro è metro end, o può fare accelerando o ritardando naturalmente. Questo è metro start e questo è metro S e metro end e metro E. Ora qua basterebbe riprendere le nostre funzioni lineari e riutilizzarla alla bisogna. Vediamo se ce l'abbiamo da qualche parte. Una cariolata, basta scegliere l'ultima. 01 0301, ecco, anche dalla settimana scorsa ce l'abbiamo, ce la copiamo qua,
tanto che non faccio mai cane. Questa come funziona? Basta dirgli la X e la Y, no, all'inizio, e dopodiché si usa la Y. Quindi nella sequenza, qua basta mettere, allora qua facciamo che from linear e qua mettiamo la metro fun, self metro fun uguale, allora questo è un oggetto linear che ha la x0 è a t, la y0 è self.metro start. Naturalmente potremmo fare l'esponenziale, quello che vi pare. Poi la x1 è, scusate, usiamo i self proprio, self.at, e la x1 è self.at più self.durno e la y1 è self.metro end. Ok? Quindi questa è una funzione lineare. Quando io vado a passargli, dunque, dov'è che glielo passo? Ecco, allora qua non ha più senso di avere questo periodo. Perché io adesso devo passargli il now quando richiedo il ritmo, no? Ed è il tempo t, e qua io devo calcolare ogni volta il periodo, perché il periodo cambia col tempo, quindi il periodo qui è 60 per self metro fun di y, no? Di y di t, del tempo t, e a questo punto posso calcolarlo col periodo, eccetera, eccetera. D'accordo? Tutto chiaro? Cioè, io praticamente ho messo una funzione lineare e questo farà un accelerando lineare. Se lo vogliamo fare esponenziale, dobbiamo metterci una funzione esponenziale. Vi è chiaro? Hello? Sì. Sicuro, eh? Ok, vado avanti. Riproviamo a far girare questo. Manca un pezzo, ah sì, giusto, perché devo cambiare, devo aggiungere un argomento, perché qua ci abbiamo, diciamo che partiamo da 112 e andiamo a 184 di metronomo, tanto deve suonare lui, non noi, quindi. Ok, l'ha fatto. Sì, mi pare bene. Vediamo un attimo. Fa cosà. Vediamo se effettivamente accelera. Non sento la. Sta accelerando.
Bene, direi che vabbè, qua poi si può continuare a sviluppare un po' di tutto. Ok? Adesso vorrei provare a vedere se riusciamo invece a usare Super Collider per fare questa roba qua. Allora, io sul Super Collider avevo già da tempo preparato qualcosa che era questo, che copieremo, che sposteremo qua con 20 21 03 22, non 02. Allora, questa cosa di Super Collider, vabbè, c'è un po' di roba, eccetera, eccetera. E volevo provare come fare. Questo non c'entra niente, ma volevo provare ad aprire dei file, sia YAML che dei file che dei file, ecco, come questo. Adesso qua cambieremo il file e allora sostanzialmente si fa così in Super Collider: si legge dentro un buffer il file, no? E poi si prende un fasore. Sapete che cos'è un fasore? Allora, un fasore è semplicemente un generatore, una rampa. Adesso ve lo faccio vedere. Cioè, vorrei farvi vedere. Aspettate però, prendo questo. Un attimo, arrivo. È un contatore sostanzialmente, un fasore. Adesso quando parte il... Vedete? Ok. Allora, sostanzialmente con un fasore voi avete avete una zona di memoria, no? Un buffer di memoria. Un buffer è semplicemente un'area di memoria in cui dentro c'è il vostro suono. Questo è il vostro suono. Questo buffer col suono. Poi avete un fasore, è un generatore di rampa, cioè un contatore sostanzialmente, che conta tutte le locazioni di memoria dall'inizio fino alla fine. Praticamente quando il fasore è arrivato in alto, qui c'è il T, quando il fasore è arrivato in alto, ha letto tutto il buffer.
Ok. Scusate. T. E diciamo che mettiamo conto che questo è lungo da 0 a 1000. Il fasore non fa altro che contare da 0 a 1000, questo è 1000. No? E lo conta nel tempo che serve per scorrere tutto il buffer. E poi ricomincia da capo. No? Quindi questo è il puntatore di questo buffer, capite? Il quale non fa altro che leggere questa cosa e poi ricominciare da capo. Ok? Così funziona la lettura di file all'interno di Super Collider, almeno questa che ho visto io qua. Allora, questo lo salviamo, mettiamo qui, lo mettiamo qui, torniamo ai nostri polli. Allora, per tornare ai nostri polli, adesso ricondividiamo il... Allora, adesso apriamo l'IDE di Super Collider e leggiamo questo file qui, naturalmente cambiando i file, usando quello che abbiamo lì. Quindi, vabbè, ho fatto tutta questa cosa per condividere questo, ma in realtà non era quello che volevo fare. Prendiamo l'IDE di Super Collider e condividiamo quella. Non so quando parte. Allora condividiamo questa. Questa. C'ho il mio computer è super rallentato. Ci mette tempo a fare qualsiasi cosa. Ok, allora apriamo questo file che avevo. Faremo. Pronuncia, eccolo. Devo andare qua. E apro a
Ok, adesso facciamo andare questo, tanto per cominciare, così fa il boot del server. E adesso proviamo ad andare qua e a fare quello che volevamo fare. Ecco, se volete vedere un phasor in azione, possiamo vedere questo. Ah, però non so se ve lo fa vedere a voi. Sì. Non riesco a fermarlo, mi sta facendo diventare sordo. Siete ancora? Siete Sì, diventati certo. sordi? Ah, siamo, siamo. Ok, allora adesso possiamo provare invece a leggere un file. Invece di leggere questo, aspettate, mannaggia, mi sta rispondendo veramente lentamente perché è molto impicciato. Allora, possiamo prendere per esempio il primo suono che sta in soundin.1 e possiamo provare suonarlo. Quindi per suonarlo lo facciamo così. Eccolo. Ok, adesso il punto è che questo lo sta suonando. Vedete che... Allora, beh, possiamo forse leggere qualcosa di più significativo. Proviamo il 2. Proviamo il 3, mi pare. Non lo sento. Proviamo il 4 un attimo. Ah no, eccolo. È solo lento. Ok. Ok, adesso il punto è che per esempio cambiando noi il phasor ce lo potremmo mettere separato qua per fare tipo questo, var phasor uguale phasor. Mamma mia, non riesco nemmeno più a scrivere. È pesantissimo. Dai. Punto AR. Allora qua ci metto 0 buff rate scale KR. Quindi questo va a una velocità che va a una velocità che è legata alla grandezza del buffer.
ed va tanto quanto serve. Quindi questo, e chiude qua, punto e virgola. Adesso questo me lo sono messo in una variabile separata, perché così possiamo provare a fare dei giochi con questo affare qua. Cioè questo sostanzialmente adesso lo levo da qua e qua ci metto Phasor. Tac, 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 fino a questa parentesi. Questo diventa Phasor. Ok, proviamo a vedere sempre se funziona. No, c'è un errore. Class not defining interpreted text. Qual è la class not defined? Che se io lo metto dentro una variabile, questo non funziona più. Cosa ho fatto di male? Forse questo Forse è la R maiuscola, vuole? o forse anche Phasor AR, cioè Phasor AR, ma no. No, Phasor AR è uno dei creatori. Beh no, ma magari c'era un errore in mezzo che ti faceva. No, forse era No, no, no. questo. Ecco. Macchina è lentissima adesso. Fa tanta fatica. Orsù. Non so cosa sta facendo, ma è veramente aggravata. Però non mi pare che stia funzionando. Eppure il read lo sta facendo giusto. Non sento Andiamo con il niente. PDB al massimo. No, questo non è PDB, non ce l'ha. Al massimo si può fare Ah, scope. non ce l'ha. E beh, Super Collider non è Python, eh? Infatti il problema del Super Collider per cui io Eh non sì, voglio vabbè, ma magari usarlo. c'ha una cosa uguale. Magari proviamo a c'ha lo oscilloscopio, proviamo a vedere se no, non capisco se è il mio computer che veramente si è, eccolo, adesso questo lo sta facendo partire, ma mi pare che il segnale sia assolutamente piatto.
Cioè, se io sostituisco Phasor allora, se io adesso riprendo questo, prendo questo. E lo caccio lì dentro al posto di Phasor. Beh, già questo mi ci metto un'ora a farlo. Questo lo copio, prendo qua e faccio il paste, ma non lo fa, smettesse di rompere. Qui ce ne vuole ancora un altro per via di buffread e siamo a posto. Salva e sentiamo. Non ho ancora fatto partire l'oscilloscopio. Eccolo. Allora, così funziona. Non so se lo vedete. Voi non lo vedete perché è un'altra finestra. Non si è neanche sentito stavolta. Vabbè. Adesso mi si è piantato tutto, non riesco a muovere manco il mouse. Ci siete ancora? Sì. Ok, adesso l'idea è questa, vabbè, adesso al di là del fatto che questo non funziona e non so perché,
perché dovrebbe funzionare, però ho la macchina veramente molto aggravata. L'idea è che nel leggere questo file, naturalmente ritoccando per esempio questo parametro che è la velocità di lettura, per esempio si può mettere un cursore oppure un generatore di frequenze random. Diciamo che questa la legge a velocità 1, se uno questo lo raddoppia la velocità, lo legge un'ottava sopra, un'ottava sotto e così via. E questi qua sono i punti di loop del suono, cioè se si parte la lettura, si parte dall'inizio, parte da zero. E se arriva a both frames di sound, questo è il numero di campioni del suono. Quindi questa roba qua legge appunto tutto il buffer. Se uno regola diversamente questi numeri, legge non dall'inizio, ma naturalmente poi invertendo per esempio la fase del feso si può leggere alla rovescia e così via. Ok? Quindi questa è un'altra e potrebbe essere utile. Ma tu mi senti? Perché